Quando vi confrontate tra collegi di diversi territori, e ovviamente il punto di vista che mi incuriosisce conoscere è quello della Calabria, che cosa scoprite? Che siete indietro, che siete alla pari, che l'Italia è di fatto unita soltanto amministrativamente, ma poi i territori sono completamente diversi? Sì, perché quando riguarda la sanità noi sappiamo bene che molta autonomia è demandata alle regioni, per cui sì, è frammentaria. Anche se la legge nazionale è unica per tutta la compagine professionale, poi calata nelle diverse realtà regionali è frammentaria. E la Calabria per alcune cose è indietro, per alcune cose alla pari. Si parlava prima di atto d'intesa fra le diverse aziende ospedaliere per quanto riguarda le docenze universitarie. Per esempio la mia azienda ha fatto un atto d'intesa, io sono docente a contatto dell'Università della Magna Grecia di Catanzaro. Per altre cose indietro, per altre cose alla pari, per altre cose diciamo che è la borderline, quindi speriamo bene. Sono un ottimista. Per quanto non si voglia essere qualunquisti, lo stato di salute dell'infermieristica e della sanità in Calabria? Allora, voglio essere ottimista, però non gode di ottima salute. La professione infermieristica ancora deve svilupparsi. Noi abbiamo la legge 42 del 99, sono passati 15 anni, però purtroppo devo ammettere che è lontano ancora l'autonomia professionale. Non so se ancora la compagine professionale è pronta veramente al cambiamento, me lo chiedo molte volte, e anche se la maggior parte dei colleghi con cui io mi confronto quotidianamente devo dire che hanno voglia, e per quanto siano sfiduciati dal punto di vista per la crisi, per la carenza di risorse, comunque li vedo che basta motivarli e ritrovare in una persona il leader che le aiuta. Io penso che vogliano fare tanto. È ancora una professione, ed è anche probabilmente questa una professione che costringe dalla Calabria all'emigrazione in altre regioni? Purtroppo sì. Purtroppo sì, anche perché noi abbiamo come il corso di laurea in scienze infermieristiche, a parte la migrazione poi lavorativa e professionale, abbiamo solo un corso di laurea, per cui già i nostri figli sono stati costretti ad andare fuori regione per formarsi, anche perché per quanto sia comunque bistrattato, diciamo che è una professione che è molto appetibile, quindi molti ragazzi la scelgono come professione di vita. L'ultima riflessione la facciamo sull'applicazione della legge 251, perché lo dicevamo prima di cominciare questa chiacchierata, la Calabria rischia di essere forse l'ultima, l'unica regione a non averla ancora applicata. Eh sì, purtroppo sì. La legge 251 del 2000. Innanzitutto diciamo di chi sarebbero le responsabilità, e poi che cosa regionale, bisogna, che cosa bisogna fare, ogni, che cosa ogni bisogna, regione. Che cosa suggerite voi di fare per far sì che venga per far sì che venga attuata? Allora, innanzitutto noi è stato attivato a livello regionale da un paio di mesi un tavolo tecnico dove il coordinamento dei presidenti PASVI della Regione Calabria hanno praticamente incontrato un dirigente del Dipartimento della Salute per far sì che la 251 del 2000, per cui sono passati 14 anni, trovi attuazione.